C'era una volta un contadino che viveva con la sua famiglia in una piccola casa di campagna. Aveva una moglie ed un figlio di 13 anni che tutti i giorni, dopo aver finito i compiti, lo raggiungeva nei campi. Una sera, di ritorno verso casa, videro lungo una stradina alcune chiocciole che lentamente si muovevano verso il prato. «Papà, guarda!» esclamò il ragazzo. «Le prendiamo così le mangiamo per cena!» «Questa sera abbiamo altro!» rispose il padre. «La mamma avrà già cucinato!» «Ma io le voglio!» insistette il ragazzo. «Va bene!» disse il padre. «Ma te le cucini da solo!» Il ragazzo, tutto contento, annuì. Raccolse le chiocciole e le mise in un piccolo sacco. Non fu difficile inseguirle, perché si muovevano alla velocità di soli 15 centimetri al minuto. Una volta a casa, il ragazzo affamato prese una pentola, la mise sul fuoco e ci buttò dentro le povere chiocciole ancora vive. Le conchiglie, che contenevano il loro corpicino, a contatto col calore cominciarono a crepitare ed il ragazzo, ignaro del fatto che le chiocciole fossero mute, disse: «Siete degli esseri miserabili, le vostre case bruciano e voi vi mettete a cantare». Quando furono pronte, il ragazzo le mangiò e, visto che erano buonissime, andò a dormire col sorriso sulle labbra. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che ciò che si fa anticipando i tempi è sconveniente. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.